La tempesta di William Shakespeare sul palco del Teatro Petrarca. Si tratta del nuovo appuntamento della stagione teatrale voluta dalla Fondazione Guido d'Arezzo assieme alla Fondazione Toscana Spettacolo Ollus e al Comune Aretino. Il mio maestro, grazie alla sua magia, ha previsto il pericolo che tu, sei suo amico, stai rischiando e mi manda a salvarvi tutti, altrimenti il suo progetto va all'aria. A dar vita al classico della drammaturgia mondiale è stato Eros Spagni, protagonista del capolavoro di Shakespeare che nella traduzione di Gianni Carrera e con l'adattamento e la regia di Luca De Fusco ha visto in scena un cast d'eccellenza. Prospero è uno dei traguardi ambiti dagli attori, d'altro canto è un personaggio talmente complesso, talmente complicato, talmente universale che da attore mi sento di dire non ci sono delle terapie particolari per affrontare questo personaggio. Prima di tutto bisogna capirlo, capire dalle poche e costruttive parole che dice. Basta pensare che la nostra vita è della stessa materia dei sogni, e che il contenuto della nostra vita è come un sonno. Già da questo si dovrebbe in qualche modo, capire in che tipo di mondo si può muovere un personaggio come Prospero, che poi non è altro che Shakespeare, voglio dire, perché è l'addio di Shakespeare alle scene, è l'addio di Shakespeare alla drammaturgia, è l'addio di Shakespeare chiedendo scusa al mondo per la somma dei peccati, diciamo così, che si sono accumulati nella vita di ognuno di noi.